Buonasera al gentile pubblico. Nell'ambito degli incontri di retroscena abbiamo oggi l'occasione di parlare con Geppi Gleieses e gli attori della compagnia dello spettacolo che in questi giorni è in scena al Teatro Carignano, Uomo e galantuomo di Edoardo De Filippo. Commedia appartenente alla raccolta voluta da Edoardo nella cantata dei giorni pari, commedia precedente, cioè al periodo del secondo conflitto mondiale. L'opera consente un grande gioco d'attore in una spiccata meta teatralità con elementi di farsa, di verbio e, per usare una parola di cui si fa uso nello spettacolo, di equivoci. Talvolta la vita finisce in tragedia, in questo caso invece finisce in commedia, ed è veramente una commedia esilarante. Così dovette apparire anche agli osservatori delle prime messe in scena, in particolare della prima al Teatro San Nazzaro di Napoli nel 1933, un vero sprigionamento di energie irresistibili sulla scena, che il giovane Edoardo, con la sua compagnia del teatro umoristico, con Peppino e con Titina, riusciva a portare sul palcoscenico. La commedia, peraltro, sarebbe stata scritta appunto nei primi anni 20, quindi quando Edoardo era giovanissimo e usciva dall'apprendistato teatrale e si dava le prime prove come autore e anche come regista. 100 anni dopo, nel 2024, ci troviamo di fronte a un testo che si presenta in tutta la sua freschezza, ancora oggi, grazie alla regia e alla messa in scena degli attori straordinari di questa compagnia, e che dà tutto sommato a noi l'occasione per un approccio ancora una volta vivo, non bibliofilo, non solo, diciamo, filmico, a un'opera di teatro che sicuramente rappresenta quella testimonianza dell'arte che è stato il genio di Edoardo. Pensiamo dunque, cioè, al testo scritto in un rapporto dialettico con il testo drammatico con cui Edoardo migliorava, correggeva, integrava i suoi copioni, inseriva didascalie, forniva indicazioni di mimica e di interpretazione. Un enorme bagaglio di conoscenza veramente attoriale e teatrale sta alla base di questa commedia, nella quale si parla molto anche della vita degli attori, fra povertà, sotterfugi, necessità di mangiare e tutto sommato di districarsi in vicende che sfiorano, con un po' di parodia nei confronti di Pirandello, la pazzia. Bene, Geppi Gleieses ieri è stato Gennaro De Sia, l'attore capocomico che guida una compagnia di guitti, come egli definisce i suoi compagni, soprattutto quando si arrabbia con loro, e cerca di, insomma, di trovare i mezzi per mandare avanti un'impresa teatrale non priva di difficoltà. Geppi Gleieses ha dietro di sé una vita nel teatro che conta ormai forse quasi 50 anni. Il suo contributo alla storia del teatro italiano del secondo Novecento è trasversale, tocca profondamente molti fili della cultura teatrale italiana, e dunque quanto mai appropriato è sicuramente questo personaggio complesso del capocomico attore di cui parli sono da lui vestiti. Per coloro che avessero piacere di ricordarlo, Geppi Gleieses ricevette un importante contributo nella sua formazione dallo stesso Edoardo, quando, cioè, giovanissimo, 17enne, si fece notare come Pulcinella agli occhi di Edoardo, e da lì in avanti instaurò una relazione, forse a tratti all'inizio difficile, poi io gli vorrei chiedere qualche aneddoto al riguardo, proprio con Edoardo. Ciò che veramente anche colpisce è stato il fatto che Geppi Gleieses ha ricevuto da Edoardo istruzioni di regia e di interpretazione in occasione, nella metà degli anni 70,
di una frequentazione personale che vi fu tra i due. Dunque, ecco che lo spettacolo che noi abbiamo visto ieri, in un certo senso, è anche filologicamente frutto di una sapienza teatrale che Edoardo non ha voluto bandire nei confronti di Geppi Gleiesis, anzi, ha autorizzato, evitando di porre un veto alla rappresentazione anche nel caso di Geppi. Quindi, effettivamente, da un punto di vista non solo artistico, ma anche storico, lo spettacolo di ieri rappresenta qualcosa di eccezionale. Fatta questa breve premessa, di cui sentivo tutto, però sentivo anche il dovere per una collocazione entro qualche notizia di carattere storico, io vorrei domandare a Geppi Gleiesis se può raccontarci intanto la genesi di questo lavoro. Come mai Uomo e galantuomo, tra le tante commedie di Edoardo, e scelta l'opera, come ha concertato la messa in scena con questi attori, che all'interno di un vero e proprio concerto teatrale che appare in ogni momento perfetto nei suoi ritmi, nelle sue velocissime pause e in un crescente, in un clima vorticoso crescente che ha portato il pubblico del Carignano ieri sera a non stare più nella pelle a un certo punto dalle risate. Allora, Uomo e galantuomo, come è nato questo lavoro e che esperienza rappresenta oggi per te, se posso permettermi, anche no, in virtù dell'affetto e dell'ammirazione? Assolutamente, devi. Intanto ti ringrazio perché sei sempre puntuale nelle tue elucubrazioni, un terminaccio, però comunque nell'introduzione a un discorso sulla nostra compagnia, su Edoardo. Dovrei rispondere in modo edoardiano, perché proprio Uomo e galantuomo, perché Edoardo avrebbe risposto, perché che se mi hanno fatto fare? No, non è proprio così, però siccome naturalmente c'è una corsa, no, tra tanti a interpretare oggi Edoardo, la famiglia, anche la, in questo momento Tommaso, che è il nipote diretto, figlio di Luca, che tra le altre cose ha avuto un figlio 2 mesi fa che si chiama Edoardo De Filippo. Ah, che bello. Quindi che sarebbe quindi il pronipote di Edoardo, e la famiglia ha il dovere di gestire questi diritti. Io ho questa non dico, ma vogliamo chiamare questa primogenitura come Esaù e Giacobbe, insomma, diciamo che ho questa consacrazione da parte del padre, che sempre benedetto sia, ma in realtà i diritti li hanno dati ad Armando Pugliese e a me, perché noi facessimo questo spettacolo. E con Armando, la prima regia, Armando l'ha fatta a me, il primo Edoardo lo facciamo insieme. Lui ne ha fatti 7, io 8, un batto di uno. Però la prima regia abbiamo fatto insieme dell'88-89, che è Una palla al piede di Fedù. Bellissimo spettacolo, bellissimo successo. E come sempre diciamo è accaduto, Armando mi ha detto: tu scegli gli attori e io i tecnici. I tecnici si intendeva scenografo, costumista, eccetera eccetera, è un musicista, Roberta Lucca, vieni, ritardataria, la mia compagna, madre di mia figlia di 2 anni e mezzo, Ginevra, che forse qualcuno avrà visto in scena. Stai qua, non ti allontanare, Ciro, se no non ti tengo puntato. Vieni, avvicinati. E quindi tra i testi che è possibile mettere in scena, la scelta è caduta da parte mia su Uomo e galantuomo. E gli attori, sì, gli attori li ho scelti io. Devo dire che Irene Grasso, eccola qua, Viola, attrice meravigliosa, e mi è stata proposta da Armando attraverso Lalla Esposito, che è una bravissima attrice napoletana, e Patrizia Spinosi, eccola qua, è una grazia caduta dal cielo, nel senso che
sostituisce la prima stagione era stata Antonella Scioli a ricoprire questo ruolo, adesso lei fa miracoli con questo ruolo bellissimo, attrice straordinaria, di matrice desimoniana, se possiamo dire, scuola di Roberto De Simone, ma insomma anche per suo conto. E invece lui che scuola è questo vecchio arnese qua a mio fianco, Davide Donatello Vivente, che come vedete Ernesto Maillet, che io ho voluto subito in compagnia dal primo momento. E poi c'è mio figlio Lorenzo, che in questo momento, come tuo amico, lo sai meglio di me, in questo momento è a Roma impegnato con un altro spettacolo che fa da 10 anni con il maestro Eugenio Barba, il più grande sperimentatore vivente, se così possiamo dire. E vabbè, poi è degnamente sostituito da Riccardo Feona nel ruolo che per la prima volta fu il primo esempio fu di Edoardo, perché questa commedia che giustamente tu hai detto andò in scena nella sua versione che conosciamo nel 33 fu fatta nel 26 per la prima volta andò in scena. Il primo manoscritto indica 26, poi forse l'aveva scritta un po' prima. Sì. Ma lui ha voluto collocarla nel 22. Ma il titolo di questo spettacolo, di questo testo, era Ho fatto il guaio, riparerò. E del resto è molto attinente al tema che viene affrontato nello spettacolo. Poi non ho presentato Demi Licata, un'attrice meravigliosa anch'essa, l'insostituibile Gino Curcione, eccolo qua, Salvatore Felaco, attore eduardiano, anche egli. Gregorio De Paola, figlio d'arte, da ambo le parti, Roberta, a cui già accennavo prima, Roberta Lucca, bravissima attrice, madre incredibile, di anche che abbiamo fatto insieme, io l'ho fatto da anziano, questa bambina, quindi a 67 anni abbiamo avuto, lei è una ragazza, io un po' più agile, ma insomma si sa che i geni si riproducono anche in tarda età. E poi ecco, sì, vabbè, il mio amico carissimo Ciro Capano, che è un attore di cui parleremo poi anche a proposito del tipo di recitazione, che è un attore veramente di grandissimo livello. E il dunque, diciamo, poniamo le premesse, poi parlerò anche poi brevemente del mio rapporto con Edoardo, che è un rapporto strano ma meraviglioso, per cui dire no, io sono anche amico di Italo Moscati, quando uscì il suo libro Il cattivo Edoardo, dove dice il cattivo Edoardo, cattivo qualcuno, con me è stato un angelo, è stato dolcissimo, era cattivo Edoardo con chi lo adulava, era cattivo con la gente che non gli piaceva, e in sostanza poi tutto sta in una battuta che Edoardo ha scritto nel sindaco del Rione Sanità, no? E che dice a un certo punto ad Arturo Sardaniello, quello che poi lo ucciderà, e gli dice, poi voi tenete un difetto, non si dà antipatica. La chiave di Edoardo era questa, nell'approccio con il suo prossimo, anche con i suoi attori, che in parte amava, in parte non amava, ma che spesso li teneva in compagnia perché sapeva che gli potevano essere utili. Caso classico è Pupella Maggio, che è stata anche mia scritturata, parliamo, non sono Matusalemme, però quando avevo 25 anni sono stato il più giovane capocomico d'Italia e scritturai Pupella Maggio nel Voto di Salvatore Di Giacomo con la regia di Virginio Puecher, grande regista, aiuto prima di Strehler e poi grande regista anche per suo conto. E lui umanamente non amava Pupella, però dicevi che se lo serve, perché insomma è chiaro, una grande attrice, su questo c'è poco dubbio. Dunque parlavamo della genesi, un particolare sfizioso da sottolineare, che forse non so se anche tu lo conosci questo, ma ti può essere, è veramente uno sfizio, e cioè voi sapete che il papà di Edoardo De Filippo, il padre naturale, era Edoardo Scarpelli, genio del teatro comico napoletano, riformatore del teatro comico napoletano e in qualche modo assassino
figura di Pulcinella, sostituita da lui con un piccolo borghese giovane e sciocco, Felice Chauchamont. E forse anche per questo Edoardo amava tanto Pulcinella, come poi diremo. Ma Edoardo Scarpetta fu protagonista di una famosissima causa. Lui scrisse una parodia che si intitolava Il figlio di Iorio. E per farvi capire il livello, l'ultima battuta era: invece che la fiamma è bella come in D'Annunzio, era la fava è bella. Così si concludeva Il figlio di Iorio. E questa causa, sì, di cui poi parla anche Mario Martone, no? Nel film Qui rido io. In questa causa c'erano le due fazioni, cioè naturalmente l'attore della causa era D'Annunzio, che accusava di plagio Scarpetta. Perito scelto da Scarpetta, o meno che Scarpetta si onorò d'avere da parte sua, perito di parte come si dice oggi, era Benedetto Croce. Dall'altra parte c'erano i cosiddetti esponenti del teatro d'arte napoletano, che erano Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo, Roberto Bracco e Libero Bovio. Sapevi questo? No. Libero Bovio è, non a caso, l'autore dell'atto unico che poi mia moglie ha controllato essere identico a come viene citato nel testo di Edoardo, è l'autore dell'atto unico Mala Nova. Io ho anche messo in scena Libero Bovio, era un autore geniale a suo modo, aveva scritto un testo che si chiama Sono 10 anni, che io ho messo in scena con Marina Confalore, che come di voi conosceranno, e altri attori, Valentissima, Anna Maria Acaman, eccetera, eccetera, la mia regia, e che era definito il Chekhov napoletano, che era anche capace di determinate atmosfere straordinarie. Allora, probabilmente Edoardo volle, tra virgolette, omaggiare il padre prendendo in giro uno dei suoi detrattori, o meglio uno dei sostenitori della parte avversa, cioè di D'Annunzio, e forse per questo utilizzò questo atto unico che diventa nelle sue mani nelle mani di Gennaro De Sia e dei suoi guitti una farsa scatenata, e dando origine a uno dei più straordinari pezzi di teatro che abbia scritto Edoardo e uno dei più straordinari pezzi di tutto il teatro napoletano, che è la scena del suggerimento del primo atto, che vede impegnati il suggeritore, che è appunto Gino Curcione, Viola, che è il René Grasso, e Patrizia Spinosi, che è Florence. Poi chissà perché questo nome. Allora, la causa per la cronaca, questa causa famosissima, fece epoca a Napoli, la vinse Scarpetta e la perse D'Annunzio, perché appunto l'opera di Scarpetta fu definita parodia e non plagio. Ma non molti sanno, anche questo tu non lo puoi sapere, lo sanno in pochi, non è nemmeno nel film. La battuta più rinomata di questo processo famoso era naturalmente di Scarpetta, perché era uno spettacolo vedere Scarpetta e D'Annunzio c'era o non c'era, ma insomma Scarpetta, che invece era sempre presente alle udienze, a un certo punto il suo avvocato si chiamava Cocchia. Allora, durante l'arringa disse qualcosa che evidentemente a Scarpetta non era piaciuto. Lui si girò verso il pubblico e disse: ma che cacchio, ma cocchio, sto cacchio e cocchio. Ecco. Questo era Edoardo Scarpetta. E quindi naturalmente segnò il destino del figlio. Ma il figlio, che da bambino era stato messo a copiare i testi, i manoscritti del padre, e non solo quelli del padre, ma anche quelli di altri autori, poi evidentemente a 22 anni, quando ha scritto questo gioiellino, era già un genio. Questo è il primo testo
completo, cioè almeno la cantata di Gianni Vasi è solo Farmacia di turno, che è un atto unico, ma il primo testo in tre atti, tutte le commedie di Edoardo sono in tre atti, tranne Chi è più felice me, che io ho messo in scena con l'aiuto di Edoardo nel 75, e sono tutti quante in tre atti. Poi ci sono gli atti unici, naturalmente non esistono due atti se non Chi è più felice me, che è del 32. E io dico sempre, i miei attori saranno anche annoiati di sentito, che per me è come, vabbè, che naturalmente sono impregnato, sono vissuto in questa situazione che può essere meravigliosa, è certamente stata meravigliosa, gli devo tanto, ma anche poi un'eredità del genere diventa pregnante, può essere anche ingombrante. Io in qualche modo nella mia vita ho fatto tanti altri autori, tante altre cose, ma poi ogni tanto, oppure frequentemente, e più si va avanti negli anni e più ci si avvicina, vabbè, non diciamo dove, ma si torna alla casa del padre, in sostanza. E quindi io dico che è come una sinfonietta, di una sonatina di Mozart composta a 7 anni, perché insomma il livello di genialità di tutto lo spettacolo, tutto il testo, ma particolarmente di questa parodia appunto di Malanova, della scena del suggerimento, del primo atto, per i tempi che richiede, difficilissimo, è un testo molto difficile, come Galatone può sembrare semplice, ma farlo bene è difficile, anche perché il secondo e il terzo atto non sono così facili, non sono così divertenti come il primo. Era impossibile scrivere divertenti come il primo, ci vuole una signora compagnia come io ho la fortuna di avere a disposizione, un grande regista quale Armando e un'orchestrazione appunto fatta e gestita in determinato modo. Brevemente, il mio incontro con Edoardo è scritto nei libri che qualcuno gentilmente mi ha voluto dedicare, e anche uno che ho scritto in parte io. È curioso perché nel 73, io avevo 18 anni, tra 18 e 19, quasi 19, Edoardo stava recitando a Napoli Il sindaco del Rione Sanità, commedia meravigliosa, una delle sue commedie più belle che ho anche citato prima. Ebbe un abbassamento di voce e si rivolse al suo laringoiatra, che era Eugenio D'Angelo. La figlia di Eugenio D'Angelo, Milena, era la mia truccatrice, nel senso io stavo facendo Pulcinella, ma facevo Pulcinella con la mezza sola, cioè si chiama così la maschera di Pulcinella, pittata sul volto con quello che si chiama, credo, eyeliner, no? È una cosa, potete immaginare che tortura, che supplizio, che punti neri, che otturazione doveva subire la mia faccia, però era bellissimo perché era in qualche modo anche specchiante, ma insomma luccicante questa mezza faccia. Poi io ho la fortuna di avere gli occhi chiari, quindi ancora di più specchiato. E allora Luigi D'Angelo era il Eugenio D'Angelo, che era l'autore della lingua, disse: gente, voglio farti conoscere Edoardo, lui ha sentito già parlare di te per questo Pulcinella che hai fatto. Io andai a casa sua, conobbi Edoardo, che era effettivamente un po' giù di voce, ma insomma era Edoardo, quindi, e recitava anche con un filo di voce. Edoardo sempre aveva recitato con un filo di voce, e l'incontro fu bellissimo, piacevolissimo, mi fece i complimenti proprio perché interpretavo la maschera di Pulcinella. E poi comunque gli dovette fare effetto vedere un ragazzo napoletano di 18 anni, biondo, bontà sua, bello, alto, non mi sono arrognato come sono adesso, in 1,80, con gli occhi azzurri, normanno insomma. Lui amava la bellezza, odiava, come ho detto, gli adulatori, e insomma fatto sta che dopo questo incontro, in cui io mi comportai assolutamente normalmente, lui mi chiese, o mi fece chiedere meglio, di andare in compagnia con lui. Io mi ero appena iscritto all'università, venivo all'università, giurisprudenza, poi mi sono anche laureato, vengo da una famiglia borghese e non mi sentivo di lasciare tutto subito così per andare in compagnia con lui.
Allora, gli dissi di no, nei libri c'è scritto tre volte come Pietro rinnega Cristo, perché naturalmente, perché poi in quel periodo, quando faceva questo sindaco di Regione Sanità, mia sorella Marilu Prati, che è stata la sua santarella televisiva, la prima donna di Edoardo, la prima donna di Carlo Cecchi, la prima donna di Ronconi, e che tornerà a recitare con me l'anno prossimo, un po' più grande di me, una valentissima attrice, che ha scelto il nome di Prati, era stata presa appena in compagnia e faceva la parte della ragazza del night, perché là c'erano, siccome c'erano tante, nel Unite o Valumello ci sono i vari guappi che vanno là e che si sono, c'è stato il ferimento, e lei faceva sostanzialmente una comparsa. E io andai a vedere questa commedia che adoravo, sindaco di Regione Sanità, 12 volte. 6 volte pagando io, in loggione naturalmente, per chi aveva i soldi, e 6 a San Ferdinando a Napoli, e 6 volte con i biglietti procuratimi da mia sorella, sempre in loggione, però rigorosamente in loggione. Quindi proprio in quel momento mi arrivò questa chiamata, un segno del destino, e io mi trovai a dover dire di no, pensando non mi ricapiterà mai più. Di sentire o di vedere Edoardo, con un guaglioncillo si permette di dire di no a Edoardo. L'anno dopo arriva una telefonata, i miei erano separati, io vivevo con mio padre, nel 74, siamo a marzo, aprile, primavera del 74, arriva una telefonata a casa e mio padre bussa alla mia camera, io stavo studiando, dice: Geppi, ti vogliono al telefono, e dico: e chi è? Edoardo, e io rispondo: e io sono Totò, papà. Sei gli amici? No, veramente Edoardo, era proprio Edoardo al telefono che mi invitava al San Pietro di Positano, un albergo famosissimo, meraviglioso, uno dei più belli alberghi del mondo, dove lui soggiornava perché in quel periodo non poteva andare all'Isca, all'apostrofo Isca, era la sua isola venduta da poco e dagli eredi, e perché aveva artrosi alle mani, quindi doveva stare in un luogo un po' più riparato, e certamente San Pietro era. Andai in questa sua camera, non si può definire una suite, era una piccola camera meravigliosa, affacciata sul mare, e lui mi disse: volete fare il figlio di Pulcinella? È una sua commedia degli anni 60. Dice: per conto mio? Dice: per conto vostro, che significa? No, dovreste andare a Parma, allora si chiamava Collettivo di Parma, con la regia di Bogdan Jerkovic, slavo, un regista molto bravo, e con gli attori in parte ancora vivi, in parte non ci sono più, ma che poi facevano parte, poi il Collettivo di Parma è diventato Teatro 2 di Parma, un teatro di rilevante interesse pubblico, come si dice oggi, un trick. Sì, direttore, perché lui voleva essere chiamato così, ma che cosa dovrei fare? La parte di giorno del figlio, che ha 19 anni, cioè la mia. No, 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 quella fa la parte mia, ma quella l'avete fatta a 60 anni, quello qua lui ho potuto fare. E così fu. Io andai a Parma e mi sfidai a singolar tensione con un attore che era stato mandato proprio da Roberto De Simone. Te l'ho raccontato questo? No. Sì, da Roberto De Simone, che era Virgilio Villani. Ah, no. E insieme leggemmo un po', interpretammo un po' tutti e due lo stesso ruolo, alla fine Virgilio tornò a casa e scelsero me. E io provai per 10 giorni, adesso, voi avete visto in questi ultimi giorni la pioggerellina sottile che ha tormentato questa città. Una volta negli anni 70, questa pioggerellina al nord era insoffribile, ma imbattibile, non si stava sempre. Questo me l'ha raccontato mia moglie anche quando era piccolina lei, cioè molto poco tempo fa. Ma negli anni 70 era una cosa, si mise questa cappa di pioggia. A me mi misero, naturalmente, che era una cooperativa giovane, mi misero a soggiornare nello studio di uno degli attori che faceva anche un altro lavoro. E pioveva sempre, dalla mattina alla sera, pioveva sempre, pioveva sempre. L'unico momento di svago era quando io andavo alle prove, poi ognuno se ne andava per i fatti suoi, io tornavo in questa caserella e provai questi 10 giorni, questo
Anche questo ho raccontato, in altri casi non racconto che l'ho fatto questo figlio di cucina, ma mai in realtà non l'ho fatto. Allora, provo 10 giorni, dopo questi 10 giorni, nel frattempo mi ero fidanzato per la prima volta con una donna che è stata un grande amore della mia vita, che stava là, mi diceva: ma dai, vieni, torna, era settembre, a Napoli c'era un sole, spaccava le pietre. Lei mi chiamava da Trani, che sarebbe vicino a Amalfi, un posto meraviglioso, dove mi ha dato Ripley, no, tra le altre cose. E quindi è bene, e torni, gli amici che mi chiamavano, fai là, vedi, insomma, dopo 10 giorni cedo, dico vado dal regista, gli dico: io purtroppo devo andare perché insomma, non posso restare. Oltretutto si prevedevano prove per un mese e mezzo, no? 45 giorni di prove, una tournée di 7 mesi, ma in posti buco, perché una volta iniziava il decentramento in quegli anni. Allora io che feci registrare una cassetta, quelle musicassette di una volta, con i rudimenti del ruolo. E che poi interpretò Gigi Dall'Aglio, e li salutai con grandissimo affetto, e altrettanto loro dicevano come capirono che questo guaglioncello aveva pure una sua vita, e soprattutto un sole che splendente che l'aspettava, e me ne andai. Andai a trovare Edoardo in camerino, sempre a San Ferdinando, e lui quando mi vide mi disse: lei mi ha capito combinato. E io gli dissi una cosa che in parte era vera, in parte era una bugia. Ma no, direttore, ma in realtà Pulcinella qua era un pretesto, non era un lavoro sulla maschera come voi avete scritto, ma era un pretesto per un gioco politico, teatrale, politico, ma soprattutto per un teatro a tesi, non corrispondeva a quello che voi avete scritto, perciò ho deciso di non farlo. E lui mi rispose: avete fatto bene, avete fatto bene. Me la cavai e me ne andai. Nel 75, l'anno dopo, gli chiesi i diritti di 2 sue commedie, che erano Chi è più felice me e Gennarinello, e qui finalmente si chiude un cerchio. Sono laureato poi l'anno dopo, in 3 anni, una sessione per levarmi di mezzo il pensiero, ma già nel 74 avevo deciso che avrei fatto l'attore. E per mettere in scena queste 2 commedie io ho la fortuna di incontrare Edoardo a casa sua, via Aquileia, in più di un'occasione. E lui mi racconta delle cose meravigliose, pochi sanno, cioè che per esempio che Chi è più felice me, che è un testo su una donna, la protagonista è una donna che vessata da questo marito buzzurro, cafone, contadino, ignorante, con la sua cricca di amici opprimenti, che si innamora di un altro uomo, poi alla fine incredibilmente che fa? Lo lascia il marito e se ne va con l'amante. Quindi una roba scritta, e lui mi disse: ricordate che io questo testo l'ho scritto nel 32, era molto comico, nel 32 c'era il fascismo, l'emancipazione femminile, non sapevo mai che era. Infatti è un testo coraggiosissimo per l'epoca. E poi Gennarinello, che è un altro atto unico, lui mi spiegò come interpretare, come dirigere, che poi diressi anche. E poi avvenne insomma l'incredibile, cioè che prima di andare in scena lui chiamò l'allora critico del Paese Sera, si chiamava Luigi Ricci, e gli disse: scrivete quello che volete di questo giovanotto e soprattutto dello spettacolo che farà, delle 2 messe in scena, però voi scrivete che io per lui revoco il veto alle mie opere, che significa quello che vorrà fare ora e in futuro farà, grosso modo voleva significare questo, tant'è vero che poi è sempre stato così. Io l'Edoardo successivo dopo quei 2 l'ho fatto quando già Edoardo non c'era più, l'ho fatto con me li ha concessi Luca, di cui ero buon amico, poi abbiamo fatto un film insieme durato 3 mesi, eravamo i 2 protagonisti, insomma ho avuto un bellissimo rapporto con Luca, che poi mi ha dato negli anni le altre commedie. E questo credo sia stato un privilegio unico, ma Edoardo è un uomo di grandissimo cuore,
sto parlando troppo? No. Sono fatti che magari non tutti sanno, non riguardano solo me, ma per esempio sulla durazione di Pupella, non so nemmeno se lo sanno i ragazzi della mia compagnia, lui Pupella aveva l'abitudine ai ringraziamenti di baciare la mano di Edoardo. Edoardo si infastidiva profondamente, ha detto: non va a salare la mano, non ci sono mai venuto, sì, non è necessario, no, ma io non devo fare, non devo fare, ma a me non mi piace, ma... e continua, ci mette il ringraziamento, finché un certo giorno non ne può più Edoardo. Allora, durante i ringraziamenti, mentre si chinano con le mani, dandosi le mani l'uno con l'altro, e lei sta per baciargli la mano, Edoardo fa così, boom, sulla faccia di Pupella, rompendole, credo, già c'aveva la dentiera, ma insomma rompendole la dentiera, facendola sanguinare, fu terribile, perché era così, lui odiava l'adulazione e voleva avere un rapporto, non dico paritario, perché poi era severissimo in scena, prima con se stesso e poi con gli altri, però era un uomo fatto così. Ma per esempio vi posso dire che lui, Regina Bianchi, per me, al contrario di Pupella, che sta la mia scritturata, e poi la storia è troppo lunga, si innamorò di me quando io avevo 25 anni, Pupella ne aveva 70, non parlavamo di guai che passare, io avevo appena avuto il primo figlio, cioè Lorenzo, stavo per avere, lei faceva la nonna di questo bambino che doveva nascere, che poi è molto amico del professore, sì, Lorenzo. Quindi passai quando, appunto, durante il voto. Ma io ebbi una vera madre artistica che poi è stata con me per molti anni, e l'ultimo spettacolo che ha fatto è stato, nella sua storia, nella sua carriera, è stato proprio Il figlio di Pulcinella con me, perché io poi l'ho fatto nel 2000 per celebrare il centenario di Edoardo. È stata Regina Bianchi, è stata per me una donna meravigliosa. Lei soffriva di anemia mediterranea e Edoardo la faceva curare nei migliori centri d'Europa a sue spese. Nino Formicola, caratterista di altissimo livello, grandissimo attore, malato terminale, fu mandato da Edoardo a Londra a spese di Edoardo perché si operasse, perché cercassero di salvarlo. Edoardo era questo. Era, può sembrare una contraddizione, viveva per il teatro, ma era un uomo che aveva anche un'umanità straordinaria. Il mio caso, sono stato tra virgolette in quel senso miracolato, però che si poteva, naturalmente poteva pensare, come si permette vista di dirmi di no, anche se gliel'avessi chiesto quando aveva 7 anni, no, non ci erano 19, però comunque gli dissi di no. Ecco, questa è la storia con Edoardo. La storia del nostro spettacolo è una storia felicissima. Finiamo qui la nostra tournée, alla 130esima recita, finiremo. Siamo stati dappertutto, uno spettacolo che è coprodotto dalla United Artists, oltre che dalla GTS, Artisti Riuniti, e dal Teatro Nazionale della Toscana. Ha avuto un bellissimo successo anche di critica, anche se ormai, caro professore, la critica praticamente non c'è più, almeno quella della carta stampata. Voi anche di Torino ne avete testimonianza, scrive ogni tanto Masolino d'amico, ma insomma sempre più raramente. E poi c'è qui, vive a Torino, è un grandissimo critico, purtroppo non più in attività, è Osvaldo Guerrieri, e non scrive più nessuno, ma non solo a Torino, la critica ormai è ridotta a una pagina, a volte molto illuminante, a volte delirante, che la prima firma Franco Cordelli sul Corriere della Sera, la seconda Emilia Costantini o Magda Poli, e poi qualche volta Repubblica, anche che aveva una pagina dedicata, dedicata al teatro, scomparsa anche là, gli altri giornali ormai non se ne occupano più. Però questo spettacolo ha avuto una vita fortunatissima, e credo che riuscire a tenere unita una compagnia è sempre difficile. In questo caso mi è stato facilissimo, sia perché questi attori sono tutti bravissimi, tutti con le loro attitudini particolari, ma tutti bravissimi, e poi perché
se andassimo in giro con una con un successo più colante, sarebbe difficile mantenere poi no, il morale alto alla compagnia, invece è come se vincessimo lo scudetto tutte le sere. Per concludere, poi ti ripasso la parola, passo anche ai miei colleghi, se no parlo solo io e non voglio annoiarvi. Ieri si era verificata una cosa che ogni tanto in scena si verifica. Cosa? E a cui il professore ha assistito, e anche Anna, che dovrebbe essere la sua parte. E che cosa è successo? È successo quello che poi succedeva nei copioni, soprattutto nei manoscritti, moltissimi per quanto riguarda Scarpetta, quasi sempre c'era la parte cosiddetta a soggetto, no? Ma anche nelle prime cose di Edoardo, anche nella prima edizione, infatti guai e imparerò, si prevede che delle parti possano essere a soggetto. A soggetto cosa significa? Come i canovacci di una volta, i canovacci della commedia dell'arte, per intenderci, cioè la commedia all'improvvisa, no? Che dal 500 al 700 grosso modo ha percorso l'Italia, col carro di Tespi, gli attori, le grandi famiglie degli attori, gli Andreini, Tiberio Fiorilli e gli altri che giravano l'Italia, e non solo l'Italia, poi insegnavano anche, addirittura Molière diceva che i suoi maestri erano stati comici italiani. Ieri noi abbiamo fatto nell'ultima parte un pezzo che è praticamente a soggetto, di cui mi prendo io la responsabilità. Ma quale pezzo esattamente? In dialetto o in lingua? No, in dialetto. Tu non te ne sei accorto, questo è già un pezzo. No, non sono accorto. Bravo. Ma un pezzo che non esiste, non è scritto, ma allora ci si riservava dei pezzi a soggetto, potevano essere a soggetto. Oggi non si usa più, non esiste più, ed è difficilissimo da fare. Ma ieri con il nostro... Eccolo là, Ciro Capano, che è un attore di grande esperienza e oltretutto ha il coraggio, la forza di interloquire su questa follia, perché naturalmente devi avere il guizzo della follia portata anche da questo pseudo Pulcinella che è Gennaro De Sia, no? E tutta la parte che tu hai sentito io vado a San Giuseppe Sovien, è tutto inventato, non c'è. Ma infatti mi sembrava nulla. Strano, no, non c'è tutto nulla. Questo francese, non c'è nulla, ma tutta una parte in cui come lo chiamano per strada, o delegate, il corretto dei ragazzi, hanno pensato di scurnacchiare, come permettete? Allora sono questi duetti, con quella completamente inventato, ma ieri spesso è più un divertimento nostro, ieri era proprio un divertimento del pubblico, c'era una signora in prima fila, non so se c'è anche oggi, ha detto che forse se ce la faceva sarebbe venuta, che schiattava dalle risate, allora naturalmente, come forse avveniva centinaia di anni fa, eravamo ancora più caricati davanti a continua. Quindi il soggetto, una volta si chiamava la recita a soggetto, e quel pezzo dura, è durato 5-6 minuti, insomma, ma 5-6 minuti saperli fare, saperli leggere è veramente complicato. Ecco, questo è addirittura un ricordo, una citazione del passato. Beh, grazie, scusate. Beh, su questo, no, intanto grazie per questa lunga e preziosa testimonianza che diciamo, introduce una questione che vorrei affrontare anche con gli attori della compagnia. Citando la critica che esiste o non esiste. Allora, un articolo di Ennio Flaiano del 1966 sull'Europeo, un teatro per sopravvivere, a proposito di Natale in casa Cupiello, definiva il lavoro di Edoardo, forse il teatro di Edoardo, non è un genere letterario ma è un genere di vita, un modo di arrivare alla vita per tentativi che coinvolgono l'esistenza. Quindi, teatro che, con tutti i suoi espedienti, poi in fondo cerca qualcos'altro, qualcosa anche di, tutto sommato, anche di, proprio che riguarda proprio la vitalità dell'esistenza. E l'improvvisazione, che è difficilissima,
con la lingua e non con la parola, poi forse uno di questi modi di gioco con l'esistenza. Allora io vorrei domandare agli attori della compagnia, poiché appare, diciamo, inevitabile la perdita del dialetto nell'Italia, ormai da tempo purtroppo, la perdita linguistica e culturale, e lo stesso Edoardo nelle sue trasposizioni televisive sembrava privilegiare l'italiano, normalizzare, rendere anche più sobrio, colpisce veramente l'edizione televisiva. Lo chiamava italiano regionale. Ecco, sì, con tutto un problema veramente dialettale, linguistico approfondito, articolato. Ecco, ma a vostro avviso, oggi il teatro di Edoardo, per come esso rimane a noi, giunge effettivamente al pubblico di oggi o necessita di ulteriori processi di rivisitazione, semplificazione? Qual è la vostra opinione da interprete, da interpreti? Non so, magari Ernesto Maiosi ci può anche dire la sua esperienza. Il teatro di Edoardo è di un'attualità unica, perché ogni testo di Edoardo sembra scritto ieri, insomma. Se tu prendi, per esempio, lui ha citato prima il sindaco di Rione, Sanità, è una lezione di vita dalla prima parola all'ultima. Quindi se prendiamo Filomena Marta, insomma, tutti i testi di Edoardo sono di un'attualità, i figli sono figli, cioè i figli saranno sempre figli, insomma, no? E quindi tutte le commedie di Edoardo sono immortali, insomma. A me non tutte mi piacciono, per esempio ci sta Le voci di dentro, che è una commedia stupenda, meravigliosa, ti fa venire lo schifo che avviene a volte in alcune famiglie, che a volte ipocritamente non lo ammettiamo, ma esiste. Edoardo è uno che guardava, ha fatto l'analisi della famiglia, perché poi lui, venendo da una famiglia difficile, da Filomena Marturano, Natale in casa Cupiello è un dramma tremendo, è la commedia più drammatica di Edoardo, Natale in casa Cupiello. Si sta festeggiando il Natale, succede, naturalmente quella è una commedia che oggi non esiste più, perché quella tematica oggi esistono le famiglie allargate, stanno marito della signora, marito della signora, figlio comune, figlio, non si capisce niente. Ma all'epoca era un disastro, la sera di Natale, sai, l'amante, era un dramma tremendo, insomma. Quindi io, Edoardo per me rimane, però dico anche un'altra cosa, che forse Geppi non sarà d'accordo, molti di voi non sarete d'accordo, credo che Edoardo, proprio prendendo spunto dalle voci di dentro e altre commedie, è stato ispirato molto da Pirandello. C'è molto Pirandello nelle commedie di Edoardo, e questo è andato di fatto, insomma. A volte mi domanda Edoardo, senza Pirandello alcune commedie le avrebbe scritte. Quindi, Ma anche nel nostro, il gioco della poesia. Esatto, la follia. Pure l'altra, quella lì del, come si chiama, quella lì del pazzo che esce, non mi viene in mente. Ditegli sempre di sì, insomma. Quindi, niente, recitare Edoardo, comunque, io mi sono, è il mio primo Edoardo della mia vita, mi sono, ringrazio Giuseppe perché mi ha dato questa possibilità, prima che ormai sono al crepuscolo della mia carriera, e quindi fare Edoardo, sono felice proprio perché non l'avevo mai fatto. Sono stato a un passo a lavorare con lui, mi chiamò Edoardo con l'ultima sua regia, perché già non lavorava più, faceva Bene mio cuor mio con la grande Isa Danieli, mi chiamò per un ruolo molto importante, ma io ero impegnato per 3 film, e lui, io gli dissi, ma potrei venire la mattina a provare, il giorno, ma gli ha trovato più film che è meglio. E così, però, ho fatto i film comunque. Mi sono perso Edoardo, l'ho recuperato. L'ho recuperato con certezza. Per quanto riguarda la lingua, io mi auguro che questo sia il limite massimo della degenerazione, nel senso, cioè, se questa lingua, se la lingua eduardiana venisse ancora di più semplificata, sarebbe una degenerazione.
Io penso che sia assolutamente il massimo e penso che sia accessibile a tutti. Edoardo ha accettato molti compromessi con la sua lingua per arrivare al grande pubblico. E io penso che più di questo non si possa fare. Sono abbastanza conservatrice per quanto riguarda la lingua. Preferisco che si conservi. Preferisco che si conservi così com'è e io credo che la lingua inventata da Edoardo sia il massimo della bellezza, ma anche il massimo della, cioè, della possibilità di chiarificarla. Basta così. Meno male che c'è sta Viviani, insomma. E a vostro avviso, da interpreti, sì, nel momento in cui ci si trova, magari anche appunto senza esperienze pregresse, a lavorare, a confrontarsi con questa drammaturgia, anche il lavoro scenico, come, quanto è frutto di indicazioni che sono un po' sotterranee, che arrivano dal regista, e quanto invece è rimasto... È la nostra, il nostro DNA. Oh, no, io penso anche a tutte le indicazioni sceniche, perché a me sembra che la vostra messa in scena sia in qualche modo... Di tradizione, rigorosa. Un specchiamento piuttosto fedele. E beh, come, intanto se si interrompesse questa tradizione sarebbe una perdita culturale, no, e la tradizione è scenica, prima ancora che letteraria, cioè giunge ai classici, però è teatrale, no? E questo dipende molto dal appunto dal capocomico, da chi costruisce la compagnia. E il capocomico che ruolo ha nel concertare lo spettacolo? È importantissimo, perché il capocomico deve individuare gli attori di tradizione. E poi durante le prove? E durante le prove è un lavoro che va, che va da sé. Nel senso che se il capocomico, il regista, se dà un'indicazione sa che sta parlando con qualcuno che la comprende. E quindi... dipende molto dalla sua scelta, da un'indicazione, sa che chi ha davanti ha avuto un'esperienza nel teatro di tradizione, quindi sa benissimo dove vuole arrivare e a che cosa si riferisce. Però, questo è molto importante. Se vuole decidere. Noi abbiamo, oggi non c'è Lorenzo, però noi invece abbiamo avuto un Alberto De Stefano che non è un attore di tradizione, anzi, tutt'altro. Non so se qualcuno di voi ha visto lo spettacolo la scorsa settimana. Lui viene appunto, ha lavorato con suo padre, ma poi ha studiato con Eugenio Barba, quindi ha portato invece un modo di recitare molto diverso che si è inserito benissimo in questo tipo di messa in scena e anzi ha aperto degli spazi nuovi. In che modo? Sì. Perché lui ha trovato nel suo personaggio, sia nella follia ma anche nelle scene normali, nel movimento, nel modo di dire le battute, tutto un sistema che invece è molto, molto moderno, anche molto poco italiano. E quindi questo ha creato... qualcosa in più. Sì, qualcosa in più. Sì, assolutamente. Il nostro regista è stato bravo a cavalcare... è interessante. Questo. Sì, purtroppo infatti non... Sì. È interessante, penso che sia anche un tema. No, perché sennò sembra che abbiamo fatto il... No. Il restauro, diciamo. Sì, sì, invece no, c'è una tradizione che avanza. Beh, Edoardo definisce la tradizione, leggevo, come ciò che chi verrà dopo continuerà a fare. Certo. Allora, in questo senso, questo spettacolo... Poi diciamo che questi sono meccanismi comici che sono assolutamente scritti, che sono rigorosamente di tempi. Cioè, sì, per quanto ci può essere interpretazione, appunto, ma comunque ci sono dei tempi da rispettare, che sono quelli che se non si rispettano non succede nulla. Sì, quello che dice Jeffrey a volte dice una cosa molto... non è semplice quello che noi facciamo, no? Adesso non è che voglio dire che siamo straordinari, però è comunque davvero è una tradizione che va perdendosi, perché questi tempi, non sono più praticati. Quindi quando poi si ha l'occasione di farlo è sempre una cosa buona. Allora, se noi volessimo fare un cattivo servizio a Edoardo e a noi stessi, cercheremo di imitarlo. Certo. Cercheremmo di imitarlo. Come fanno? Sarebbe una tragedia, ma per tutta la sua vita, per esempio,
esempio, quando ha avuto i diritti finalmente, non da Edoardo, perché Edoardo non gli voleva dare, ma li ha avuti da Luca, Carlo Giuffrè ha fatto un po' questo, ha imitato Edoardo. E Edoardo è inimitabile, nel senso che era inarrivabile. E poi comunque anche, no, quando si diceva una volta l'arte è imitazione della natura, poi si è passati avanti, il concetto anche di storia dell'arte è trasfigurazione, è metafora. Sì. Cioè l'originale tu non solo non puoi raggiungerlo, ma non devi raggiungerlo, puoi anche superarlo, devi fare altre cose diverse. Io dico una frase, forse l'ho detto anche ieri, la dico sempre, vi annoio anche con questa frase, ma che è meravigliosa, che per me è il senso del mio lavoro, che poi è il senso del mio lavoro, cioè una frase di Gustav Mahler, che la tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco. Questo deve essere, non è un ossario che noi dobbiamo rispettare, noi dobbiamo reinventare. Se noi avessimo in qualche modo ripetuto quello che facevano loro, magari abbiamo visto, no, nelle registrazioni televisive, per esempio il secondo e il terzo atto, avremmo miseramente fallito, perché sono estremamente più deboli del primo. E anche come costruzione, davvero lui si avvale di alcuni espedienti, tipo appunto entra in gioco la pazzia al secondo atto, al terzo atto c'è anche il gioco con il delegato del bicchiere d'acqua amarena, ma quindi ci sono quei piccoli espedienti divertenti, ma naturalmente bisogna creare, il teatro è creazione e resterà sempre creazione, poi magari restando nel solco della tradizione. Questo se mi consenti mi invita anche, essendo io poi il rappresentante per l'ATIP, l'Associazione del Teatro Privato delle Imprese di Produzione, quindi faccio anche un po' parte di questo sistema teatrale, o comunque di quello che dovrebbe essere il sistema teatrale, ma io devo fare qui un complimento al Teatro Nazionale di Torino, ma anche un cazziatone che ho fatto spesso pubblicamente agli altri teatri nazionali e anche ai trick, cosiddetti trick di cui parlavo prima, di teatri stabili. Noi non abbiamo più chi preservi la nostra tradizione drammaturgica. Tutto il teatro del Novecento italiano è dimenticato, tranne pochissime eccezioni. Da quanto tempo non si vede in scena, adesso ne abbiamo parlato, D'Annunzio. Eppure D'Annunzio ha scritto delle cose meravigliose, pensate soltanto alla fiaccola sotto il moggio, pensate appunto al figlio di Iova, alla figlia di Iova, ma potrei parlarvi allo stesso modo di Pasolini, di Moravia, di Curzio Malaparte, di anche dell'unico testo che scrisse Elsa Morante, di Patroni Griffi, non si finisce mai, di Diego Fabbri, che io ho messo in scena con Processo a Gesù, ma che poi non voleva nessuno, ma pur essendo uno spettacolo bellissimo, perché? Perché noi buttiamo via chi passerà questa memoria storica, drammaturgica, meravigliosa del secolo breve ai nostri figli. E magari si vanno a comprare per due soldi o anche per molto di più delle novità all'estero, anche per non misurarsi con i grandi, no? Per dire, vabbè, io ho fatto Ion Fosse, per esempio, Ion Fosse, un attore importante, per carità, giudice, due palle così, vabbè, però abbiamo fatto Ion Fosse, l'arena teatrale, ci abbiamo tante, sfida, una cosa non esclude l'altra, sai, ma sì, ma bisogna fare l'una e l'altra, figurati, sono uno, ha fatto L'Uccello 20 anni fa, era morto da poco, Moscato, ma, insomma, i contemporanei vanno fatti. No, ma il tema esiste. Napoletani, italiani e non. E il motivo per cui siamo grati al teatro, intanto perché ci dà un luogo sicuro dove vivere, e nella nostra difficile e violenta società, e poi perché ci dà l'occasione di fare esperienza della cultura intesa come vita in una maniera appunto personale. C'è una grande differenza, io credo, fra un libro nello scaffale e uno spettacolo teatrale, o meglio, il libro sullo scaffale assume tutta un'altra luce dopo aver visto lo spettacolo. E quindi speriamo che voi possiate anche creare una scuola a questo punto, perché quello che voi descrivete con naturalezza a qualcun altro sfugge.
la musica della recitazione, potrebbe perdersi. E quindi speriamo che si possa veramente trasmettere, o altrimenti andremo incontro a una perdita, ecco, sicuramente. Io non voglio rubare troppo tempo alla compagnia che ha lo spettacolo, al pubblico che è in sala, però poiché abbiamo un microfono gelato e noi abbiamo... Non nel senso che è molto freddo. Buttali rimandi. Gira. Non sembra, ma siamo a maggio. Se qualcuno ha desiderio di fare una domanda, l'occasione, il momento buono è questo. Salvatore, passi il microfono. Posso stare già? Qualcuno? Serve che la parola. Zarra o una giacca? A me? Ma lo so che non si vede i ricordi, ma io ho un ricordo di Ceppi quando fece un film tanto tanto tempo fa, quando ero giovane anch'io, che era un Decrescenzo, e che ho visto prima di venirla a vedere al Carignano. E lei mi ha dato piacere anche in quella visione, come me l'ha data poi infinitamente durante lo spettacolo. Grazie, è un ricordo bellissimo. Era giovane, era bellina. Sì, avevo 29 anni, era così per la Bella Vista. Ma ancora mi riconoscono per strada, quindi qualcosa è per quel film. Io ho fatto 12 film, ma naturalmente il più famoso è quello, anche perché è diventato un film di culto, no? La gente, soprattutto a Napoli, lo vede periodicamente perché lo mandano in continuazione. Una volta incontrai, quando c'erano le musicassette, incontrai una coppia di anziani signori meravigliosi, moglie e marito, che mi dicevano: ah, quando siete belle, noi ci vediamo sempre la sera, quando ci andiamo a coricare, ci mettiamo la cassetta, ci veniamo 10 minuti così, parlo Bella Vista, e poi ci addormentiamo sereni. Grazie per il consiglio. Che cosa ci può essere di più bello? No? Quale riconoscimento più grande? Sì, poi io l'ho fatto anche in teatro, io l'ho fatto anche qui al Carignano, vero Anna? Fatto con interpretando il ruolo di Decrescenzo, perché Decrescenzo quasi a pistola puntata mi costrinse a farlo in teatro, e naturalmente a quel punto facendo il suo ruolo, perché avevo una quarantina d'anni in più, con mia moglie era Marisa Laurito, l'unico che aveva mantenuto il ruolo originale era Benedetto Casillo, il vice sostituto portiere, e in quella compagnia c'era anche Gregorio De Paola, che è qui anche oggi, e poi tanti altri bravi attori napoletani. È stato bellissimo anche farlo in teatro, perché anche in teatro ha funzionato molto bene, ma è un film che è nel cuore di tutti noi. Grazie per averlo ricordato. Grazie. Una nota per chiudere: qual è il prossimo progetto, Jenny? Vabbè, perché per chiudere? Se vogliono continuare. No, tanto prima che facciamo fino all'8:30. Continuate. Chiudiamo le porte. Allora, il prossimo progetto, c'è un progetto. Sì, come no, c'è qualcosa per cui ci deve essere per forza. Innanzitutto io riprendo due regie che girano da 2 anni, due mie regie che hanno avuto un notevolissimo successo, una è stata anche qui a Torino, una è Così e si mi pare di Luigi Pirandello, con una meravigliosa, appena premiata con Davide Donatello alla carriera, Milena Vukotic, con Pino Micoli, Gianluca Ferrato e altri 9 attori, che vuole questa caratteristica che le compagnie le faccio shakespeariane, come si faceva una volta, 12-13 attori, purtroppo sono troppo numerosi. Ha avuto un bellissimo successo, lo riprendiamo anche nel prossimo anno, e anche riprenderò Testimone d'accusa di Agatha Christie con Vanessa Gravina, di cui forse ricorderete il film di Billy Wilder con Charles Laughton, Marlene Dietrich e Tyrone Power. Io ho fatto con Vanessa Gravina e Giulio Corso e Paolo Tristino, e ne ho curato la regia, è un meccanismo meraviglioso, funziona benissimo, quello non è stato a Torino e non credo che verrà. Però comunque tutte e due sono al loro terzo anno, saranno. Io invece con la regia di Marco Tullio Giordana, che qui a Torino, come dappertutto, conoscono bene,
perché qui ha coprodotto, è stato coprodotto provando anche alla Fonderia Limone, The Cost of Utopia, che è uno dei, testi, di uno dei titoli di maggior successo degli ultimi anni. Marco Tullio Giordana è, come ricorderete, il regista della media gioventù, di Cento Passi, eccetera, eccetera. E facciamo insieme il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. E io farò Mattia Pascal. Altra impresa, questa, quella che veramente a far tremare le nepozie, perché come sapete con la riduzione mia e di Marco Tullio. Non è un titolo teatrale, però pur non essendo un titolo teatrale è il testo di maggior chiamata, incredibile, il titolo di maggior chiamata di Luigi Pirandello. Più dei sei personaggi cerca d'autore, cioè Fu Mattia Pascal lo mangiano proprio, la gente quando esce lo vuole, come io ho fatto Sorelle Materassi, per esempio. Sorelle Materassi bastava fare il nome, lei è stata una delle interpreti di Sorelle Materassi, e se lo mangiavano, se lo divoravano. Quindi sì, faremo il Fu Mattia Pascal. Non so se riusciamo a debuttare quest'estate, come avevo previsto, al Campania Teatro Festival, perché nella lite tra il governatore De Luca e il ministro Fitto per i fondi di coesione non si sa se arrivano in tempo i fondi per la cultura, ed è in ballo anche il festival che io ho fondato, che dirigo, che è il Festival Internazionale di Capri. Quindi vediamo se i soldi arrivano in tempo, se no lo farò direttamente in inverno, debuttando a ottobre, a novembre, insomma. E Sorelle Materassi non lo fa più, mi vedevo fuori uscita. un materazzino. Allora, molti auguri per questi prossimi appuntamenti, speriamo di riavervi presto a Torino, e grazie ancora per il meraviglioso spettacolo e per il vostro tempo qui con noi questa sera. Grazie. E grazie anche al pubblico per la sua attenzione. Grazie.